Bentornate ragazze in questo nuovo video. Come leggerete dal titolo, oggi farò uno svuota la spesa ma di risparmio casa, ovvero di prodotti per la casa. Questo perché in realtà lo svuota la spesa classico, diciamo, è un video che vi piace e quindi ho detto perché no non provare anche a fare uno svuota la spesa ma di prodotti per la casa, così anche per scambiarci opinioni e magari anche suggerirvi prodotti anche scontati o comunque dove io li acquisto solitamente, perché da quando ci siamo trasferiti in questa casa abbiamo un negozio di risparmio casa molto molto vicino e quindi io mi rifornisco lì di tutti questi prodotti e secondo me c'è un grandissimo risparmio rispetto magari a Tigotà o comunque quei negozi lì che solitamente prima acquistavo appunto in quei negozi, ma adesso da quando ho scoperto risparmio casa non riesco più a farne a meno, perché secondo me veramente, ma veramente ne vale la pena. Noi ieri abbiamo speso 35,09 euro e abbiamo portato a casa veramente di tutto. Questo è un sacchetto IKEA, per chi si intende, è un sacchettone IKEA e dentro c'è veramente il mondo. L'unica cosa che qui dentro non c'è, perché l'ho dimenticata in macchina del mio ragazzo, adesso il mio ragazzo non è qua a casa, è il rotolone da 800 strappi che io utilizzo solitamente appunto al posto dello Scottex, perché comunque vediamo che a livello di risparmio è meglio comprare appunto il rotolone da 800 strappi che ok, magari non è lo Scottex super carino da vedere, però insomma ci dura veramente veramente tanto e da risparmio casa costa, se non erro, 5,99 euro, qualcosa del genere, e ci dura noi un'eternità. Quindi ecco, questo è, non lo vedrete in questo video, ma comunque lo abbiamo, soltanto che l'ho dimenticato appunto in macchina. Però ho detto vabbè, non voglio farlo questo video perché comunque secondo me è interessante, soprattutto di questi periodi dove veramente i prezzi sono alle stelle, e quindi perché no, se vi posso dare qualche suggerimento delle cose che acquisto io a un prezzo decente, così anche se voi avete magari qualcosa da suggerirmi da acquistare in questo negozio, io sono super contenta, perché appunto mi piace un sacco anche acquistare prodotti per la casa, oltre che fare la spesa. Quindi questo è, diciamo, il video che vedrete oggi. Spero vi faccia piacere. Abbiamo pure un aiutante, che è il mio gatto, ma non si vede. Ok, allora io direi di iniziare a random, veramente. E vi dirò anche i prezzi, se riesco a leggerli, perché qui ovviamente ci sono scritte cose che magari io non ci arrivo per quello che vi faccio vedere. Vabbè, comunque generalmente io i prezzi me li ricordo già anche a memoria. Quindi prendiamo la carta igienica, questa è 4 rotoli, questa la di risparmio casa appunto, non compriamo quella di marca perché tanto chi se ne frega. Questi sono, è una confezione da 4 rotoli, noi ci troviamo benissimo, e questa qui costa 99 centesimi, sì, risparmio casa carta igienica 4, sì, 99 centesimi, e noi ne abbiamo prese due confezioni, perché appunto due li avevo già nel ripostiglio, e quindi niente, abbiamo fatto la scorta. Poi, wow, perché abbiamo trovato, oddio, vediamo se ci riesco, il coccolino in offerta. Questo è uno dei miei ammorbidenti preferiti, solitamente questo costa secondo me un 4-5 euro, potrebbe essere, e infatti lo acquisto soltanto quando è in sconto. C'era questa profumazione qui, che è sensazione seta, altrimenti c'era sensazione fresco, qualcosa del genere, comunque quello azzurro. Io con il coccolino ci vado a nozze, lo amo veramente tantissimo, e questo qui me lo ricordo a memoria, ma comunque confermiamo con lo scontrino, ed è 3,88 euro per 3 litri, quindi veramente veramente un super ammorbidente, pure questo a me dura veramente veramente tanto. Quindi straconsiglio, andate da risparmio casa perché c'è questo super sconto. Poi, aspettate, prendo le
cose più pesanti, così ce le togliamo. E questa è candeggina. Candeggina semplicemente io la utilizzo magari per il WC, cose del genere, comunque magari per smacchiare, che ne so, tipo le lenzuola quando sono bianche, per renderle più bianche ancora, no? Quindi metto sempre un tappino di questo in lavatrice e mi trovo veramente bene. Questa candeggina è di Risparmio Casa e questa qua me la ricordo perché la prendo sempre, 99 centesimi anche lei. Candeggina delicata profumata alla lavanda. Sicurissima sui colori, imbattibile sulle macchie ed effettivamente io mi trovo da Dio. Se non ricordo male ci sono anche altri gusti, non mi ricordo. Comunque vabbè, generalmente io utilizzo questa candeggina qui e mi trovo bene, fa il suo dovere. Secondo me non sempre è necessario acquistare prodotti di marca, perché tanto comunque se anche quelli sotto marca funzionano altrettanto, perché no, perché non risparmiare? E questo è il suo dovere, lo fa benissimo. E l'ho pagata appunto 99 centesimi ed è da 2 litri. 2 litri di candeggina, insomma, parecchia. Poi abbiamo, oh mamma mia, detersivo sole, 33 lavaggi, capi delicati. Questo qua è per i capi scuri, che diciamo le lavatrici che io faccio spesso, perché appunto noi ci vestiamo sempre in modo scuro, e quindi questo è quello che acquisto sempre. Questo qui, vediamo se lo trovo, dovrebbe essere 2,50 euro. Oddio, non lo trovo. Sì, offerta 2,49 dovrebbe essere. Ah no, sole delicati 3,49, scusate, 3,49. E pure questo qui mi trovo benissimo, anche se boh, come profumazione non riesco mai a trovare un detersivo top. Magari se volete consigliatemelo qui sotto nei commenti, perché io sono un po' fissata con il profumo dei vestiti e purtroppo non sempre riesco a trovare quello giusto. Però vabbè, insomma, comunque questo diciamo che è il mio alleato solitamente. E anche per i capi colorati, che io tendenzialmente colorati, ma io lo uso soprattutto per anche i capi bianchi, adesso io non so, non sono molto esperta di lavatrici, lo ammetto. Non è una di quelle cose di cui io mi sono mai informata tanto, quindi vado sempre un po' a caso, però questo qui lo utilizzo sia per i colorati che per i chiari. Non lo so, spero di far giusto. Comunque al momento non ho mai avuto problematiche a livello di abbigliamento. E quindi questo è colorati Ava, 3 freschezza più, per 3 freschezza più a lungo, 26 lavaggi, appunto colorati, ed è questo marchio qui. Un litro e mezzo circa. E questo qui l'ho pagato 2,49, sì, è il primo che è nello scontrino, 2,49 euro. Poi andiamo nelle cose un po' più soft. Ok, allora di questi, questo è il vicinette che utilizzo per appunto per i WC, per le macchie magari quando scarichi, comunque si forma sempre poi il calcare, diciamo. E quindi questo qui è un vicinette, ne ho presi due per il semplice fatto che avendo una casa a due piani ogni volta devo fare su e giù, quindi noi per i prodotti appunto per pulire ne abbiamo sempre due, perché uno è per su e uno per giù. Allora, solitamente io acquisto il vicinette proprio quello di marca, ok? Però ieri ragazze, cioè io non lo so, ma hanno aumentato i prezzi da morire, nonostante Risparmio Casa comunque si risparmia, ma era tipo 2,88 euro, io mi ricordo che lo pagavo almeno un euro in meno. E quindi anche Alessandro dice, dai vabbè, proviamo quello di Risparmio Casa, vediamo se funziona. Questo me lo ricordo perché era di 88 centesimi, sì, 88 centesimi l'uno, questo è il vicinetto appunto di Risparmio Casa, il profumo fresco, montagna dice, e uno è lavanda. E vi farò sapere appunto se funziona. Fatemi sapere anche voi se li utilizzate e se vi trovate bene. Per 88 centesimi secondo me si poteva anche provare. Poi abbiamo il mio preferito detergente intimo, ne abbiamo presi due appunto per un bagno su, un bagno su, un bagno su e un bagno giù. Questo è il Chili classico, hanno cambiato il packaging perché prima non era così, era bianco con la scritta verde se non erro, e da un po' di tempo invece che adesso il Chili è in questo modo verde. E questo qui
di 200 ml 2,50 invece di 3,88 se non ricordo male, sì. 2,50 euro comunque carissimo anche questo. Diciamo che due li avevamo già, però a 2,50 euro non li troveremo mai più e quindi li abbiamo presi. Poi per finire, c'è ancora, allora abbiamo uno sgrassatore disinfettante. In realtà io lo sgrassatore lo utilizzo per tante cose, per lavare il bagno, se ci sono delle macchie su alcuni vestiti, cose del genere, e questo qui vediamo se lo trovo. Comunque era 1,79 se non erro, non lo trovo, ah sì, ok, 1,79, sì, e questo qua è uno smacchiatore, appunto sgrassatore, lo utilizzo veramente per tantissime cose, qua appunto c'è scritto elimina fino al 99% dei batteri, medico-chirurgico, presidio medico-chirurgico, e appunto fa vedere che ci lavano la cucina, il bagno e comunque tantissime altre cose. Ah, ecoflaccone, 50% di plastica riciclata, ecco questo molto interessante. E quindi niente, questo qui, uno sgrassatore qualunque in realtà. E poi abbiamo preso, mamma si è staccato il tappo, ok. Allora, premetto che io solitamente mi ricordo mai le cose, incredibile, come deodorante io ne utilizzo uno in crema in un sito bio dove acquisto cose per capelli. Dato che non dovevo comprare molte cose, ho detto vabbè, no, vado a comprare al supermercato e pace amen. Ho preso questo qua di Dove e al talco, questo qua adesso non ricordo, a talco 2,75 euro dei ladri. Però insomma, vabbè, comunque dura, poi vabbè, io solitamente appunto utilizzo l'altro, quello che utilizzo in crema io perché mi piace di più come ingredienti, però pazienza, va bene uguale. E poi per il mio ragazzo questo qua, Neutro Roberts, pure lui ne ha preso uno a caso, Neutro Roberts, e l'ha pagato 2,59 fresco, senza sali di alluminio, zero macchie, efficace 48 ore e senza agrumata, vedremo. E quindi questo è quanto. Poi stiamo per finire e ho acquistato questi qua che io utilizzo tantissimo, e una è la carta forno che io utilizzo appunto per tantissime cose, per non sporcare anche magari le teglie, cose del genere, utilizzo tantissimo la carta d'alluminio, questa qua l'ho pagata 99 centesimi, e la carta alluminio invece costa sempre un po' di più perché l'ho pagata 1,29 euro, alluminio 20 metri, una semplicissima carta d'alluminio, mi serviva appunto per conservare, magari quando devo mettere in frigo le cose, ricopro magari le ciotole con la carta d'alluminio. E ragazze, abbiamo svuotato questo super mega pacco, quindi questo è quanto, come potete vedere, abbiamo speso 35,09 euro escludendo con la carta che non vi ho fatto vedere. E quindi niente, fatemi sapere anche voi se c'è qualcosa di questo negozio che comprate, che mi consigliate di acquistare, di prodotti per la casa. E spero che questo video vi abbia fatto piacere. Vi ricordo anche sempre di seguirmi su Instagram perché lì sono sempre super attiva, anche se mi sto impegnando tantissimo anche qui su YouTube, sono veramente veramente contenta. E quindi niente, noi ci vediamo nel prossimo video, se vi va lasciatemi un like così capisco che questi video vi piacciono, e se vi va commentate. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!